Adesso intanto vado a presentarli, il prorettore dell'Università di Venezia, il professor Marcomini, poi abbiamo il professor Giulio Cainelli dell'Università di Padova, collegato con noi il rettore dell'Università di Brescia, Maurizio Tira. Buongiorno. Buongiorno. E il professor Visconti, che è il rettore dell'Università LIUC. Quindi, cercheremo di vedere quello che sta succedendo e quello che è successo con la prospettiva degli Atenei italiani, che sono stati investiti in pieno da quello che è successo, ma non solo. Ci auguriamo che quella in corso sia appunto una fase di trasformazione, ma non, come discorso ormai comune, per tornare semplicemente all'esistente, ma per arrivare a una fase possibilmente diversa e migliore. Allora, siccome siamo a un festival della statistica, io farò una brevissima introduzione ricordando alcuni numeri, che sono numeri non particolarmente brillanti relativi al sistema dell'istruzione italiana, e sono numeri che però non dipendono dalla crisi pandemica, sono problemi che ci portiamo dietro da decenni. Ne cito soltanto alcuni a caso. Sappiamo che noi abbiamo in Italia, tra le persone fino a 35 anni, una percentuale di laureati, quindi persone in possesso di un diploma terziario, quindi sostanzialmente dei laureati, che è inferiore al 29%, a fronte di una media europea che è del 40%. C'è da notare che 20 anni fa stavamo al 10, 10 anni fa stavamo al 20, quindi un po' di progresso è stato fatto, ma non abbastanza. Altro numero, i ragazzi che abbandonano il sistema scolastico e formativo, i cosiddetti early leavers nel linguaggio di Eurostat. Qui noi siamo al 13% quando l'obiettivo europeo è stare sotto il 10. Anche qui abbiamo migliorato, perché nei decenni scorsi eravamo oltre il 20, quindi qualcosa è stato fatto. Ma l'impressione è che il sistema di istruzione italiana, l'università che ha attraversato riforme, sicuramente ha fatto dei progressi insieme al paese, ma non abbastanza. Siamo arrivati a questa fase di pandemia, portandoci dietro questi problemi, e questa fase ci ha investito, da una parte li ha messi a nudo, ci ha fatto vedere dove eravamo, e dall'altra, che è una delle cose che vorremmo cercare di capire stamattina, forse ci dovrebbe far capire invece dove stiamo andando, senso di miglioramento. Quindi io adesso, su questo panorama, che comprende delle ombre ma forse anche qualche luce, comincio a dare la parola al professor Marcomini. Raccomando a tutti, se riusciamo a fare una discussione con degli interventi brevi, poi parleremo anche di tante altre cose, e se c'è spazio daremo anche la parola a qualche intervento dal pubblico. Professor Marcomini. Innanzitutto grazie per l'invito. In secondo luogo un cordialissimo saluto da parte sia dell'editrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Tiziana Lippiello, la prima editrice femmina del Triveneto, e poi anche da tutti i colleghi di statistica dell'Università Ca' Foscari, che operano sia nell'ambito economico-finanziario che nell'ambito scientifico-tecnologico. Ho detto, io inizio con due considerazioni, chiamiamole di contesto. Noi stiamo vivendo due esperienze eccezionali rispetto a qualche anno fa. Quindi stiamo sperimentando una crisi pandemica e stiamo sperimentando nel contempo una crisi climatica. Seconda considerazione, la crisi pandemica è stata largamente imprevista e imprevedibile. La crisi climatica invece largamente prevedibile e prevista. Terza considerazione, quello che stiamo vivendo ci impone un cambiamento. Il cambiamento per definizione è intrinseco alle nostre società e quindi intrinseco anche al sistema della formazione. Tuttavia, dobbiamo cogliere il cosiddetto cambio di passo rispetto al passato. Quindi non basta fare quello che stavamo facendo. Una quarta considerazione di tipo statistico è che, oltre a quanto già ricordato da Luca Cifoni, noi abbiamo un altro dato sfavorevole
per quanto riguarda la formazione accademica, e cioè siamo i terzi al mondo che sperimentano il cosiddetto mismatching, quindi il disallineamento fra le persone che prepariamo e immettiamo sul mercato del lavoro e le competenze richieste da questo mercato. Quindi questo è lo scenario. Io mi fermo qui e quindi, obbedendo al nostro coordinatore, passo la parola al collega. Sì, diciamo che le due cose sono anche collegate, perché è chiaro che un sistema formativo che non riesce diciamo a rispondere alle esigenze di cambiamento della società è anche un sistema formativo che non riesce appunto a formare le persone e a inserirle nel mondo del lavoro in modo adeguato, sì. Quindi, però attenzione, attenzione. No, non che questa sia la sua funzione precipua, però. Allora aggiungo altri due o tre fatti in breve. Il primo fatto, che deriva dall'esperienza pandemica, è che soprattutto l'università, ma in generale il sistema della formazione, ha risposto prontamente. Quindi noi abbiamo all'università continuato a lavorare, abbiamo continuato a impartire lezioni, abbiamo continuato a fare ricerca, anzi in certi settori della ricerca si è pubblicato più di quanto non si facesse prima, anche perché tanti lavori erano nel cassetto e quindi con l'occasione si sono scritti e sottomessi. L'altra considerazione è che, torno a dire, questa crisi complessiva di tipo planetario, quindi non si esce né dalla pandemia né dalla crisi climatica se non attraverso delle azioni e degli interventi di struttura a livello globale. Ecco, tutto questo cosa ci impone? Ci impone una riflessione su come accelerare rispetto a quello che eravamo. Certo. Prima noi ci dicevamo, noi siamo una società basata sulle conoscenze. Noi siamo una società condannata all'innovazione. Se non progrediamo nella conoscenza e nella innovazione, perdiamo la leadership a livello planetario. Quindi, nuovamente, rispetto a quello che eravamo, adesso come dobbiamo reagire? Cosa stiamo facendo per reagire? Ecco, cosa, professor Canelli, cosa stiamo facendo per reagire? Chiaramente come sistema, come mondo universitario, Atenei, eccetera, ma in generale, lei come la vede? Allora, innanzitutto grazie anche da parte mia dell'invito, porto naturalmente i saluti del magnifico rettore dell'Università di Padova, professor Rizzo, e anche noi abbiamo dal 1 ottobre una rettrice donna, per la prima volta nella storia ottocentenaria del nostro Ateneo. Allora, due osservazioni. Allora, la prima, innanzitutto, che il sistema universitario ha reagito alla pandemia in maniera, secondo me, straordinaria. Io ricordo che nel giro di pochissimi giorni, nel marzo del 2020, i dipartimenti di UNIPD, ma credo la grandissima parte dei dipartimenti italiani, è stata capace di spostare le lezioni dal frontale, dalle classiche lezioni in aula, alle lezioni online. E non è stata un'operazione, diciamo, semplice, nel senso che molti docenti non conoscevano le tecnologie della didattica online, quindi la Zoom, e tutti i programmi e le metodologie che sono necessarie in una didattica di questo tipo, eppure il sistema universitario è stato capace di farlo. Questo credo che sia un risultato straordinario. Lo stesso dicasi dal punto di vista dell'amministrazione, che nel giro di pochissime ore, in alcuni casi, è stata portata da in presenza a online. Questo credo che sia un risultato che sia totalmente meritorio per il sistema universitario italiano. Ora questo apre naturalmente, questo ha portato, come dire, a un processo di apprendimento di nuove tecnologie didattiche, di nuovi modi di fare lezioni, e questo secondo me è un patrimonio di conoscenze, di competenze, di tecnologia che certamente rimarrà nel mondo che verrà. E quindi sicuramente è stato un elemento utile, diciamo, dal punto di vista del sistema universitario. Quindi l'altro tema che sollevava prima il moderatore
è un tema su cui però bisogna guardare non soltanto il lato dell'offerta formativa, ma il lato anche della domanda, perché l'Italia, come voi sapete, io sono un economista, è un paese di piccole e piccolissime imprese, più del 99% delle imprese italiane sono imprese sotto i 10 addetti. È chiaro che in un sistema industriale e economico con queste caratteristiche, la domanda di formazione, la domanda di competenze è una domanda, che è molto minore rispetto a quella di paesi, dove la dimensione media delle imprese è maggiore. Quindi è chiaro che questo riguarda sicuramente il sistema universitario, ma riguarda anche il sistema economico, cioè come è organizzato il sistema economico, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le sue specificità dimensionali. Questo è un altro punto che spesso viene sottovalutato nella considerazione della bassa, scolarità universitaria del sistema italiano, cioè il fatto che le imprese non domandano laureati, quindi non ci sono incentivi. Non è una bella cosa, ma questo è un dato strutturale. Cioè bisogna prenderne atto, dice lei. Adesso dirò qualcosa che non è, politicamente corretto, ma un mio collega di un dipartimento di ingegneria mi ha detto fondamentalmente da noi le imprese, le piccole imprese del Veneto ci chiedono degli ingegneri che sappiano dire di sì al padrone e sappiano aprire Excel. Questo è molto spesso il tipo di... Non stiamo parlando delle multinazionali dell'high tech o del big pharma, dove come sapete la stragrande maggioranza del management è fatto da PhD in fisica, in biologia, in scienze naturali o master in finance. Qui stiamo parlando di piccole, di realtà molto piccole, dove evidentemente questo tipo di competenze... aggiungo un'ultima cosa e poi chiudo. C'è un altro tema che si incrocia con il tema del Covid e della pandemia. E questo è un tema demografico che spaventa molto il sistema universitario, e cioè che nel giro dei prossimi 20-30 anni ci sarà un crollo radicale del numero degli studenti iscritti al sistema universitario italiano. E questo significa fondamentalmente che occorre sostanzialmente o procedere con una internazionalizzazione crescente, quindi diventare più attrattivi rispetto al mercato internazionale, cosa che per esempio un IPD sta facendo da qualche anno, da un lato, e dall'altro cercare di fornire dei pacchetti formativi diversi dal vecchio titolo della laurea triennale o magistrale, magari pacchetti di competenze che servono a persone che magari durante il loro percorso di vita vogliono riacquisire nuove competenze. Insomma, io credo che anche questo cambierà radicalmente il sistema universitario italiano. Grazie. Bene, sull'aspetto demografico, che è molto interessante, ci torneremo dopo, purtroppo non riguarda soltanto l'università, riguarda anche la scuola, è un tema sicuramente molto forte dei prossimi anni e decenni. Adesso, continuando nell'analisi di dove siamo, volevo dare la parola al professor Tira, se ci sente come credo. E, dalla sua prospettiva direttore, se ci può anche lui raccontare come l'Ateneo, per quanto lo riguarda direttamente, ma come impressione anche il resto del sistema, è arrivato al febbraio del 2020 e in che posizione diversa, come credo che sia, si trova adesso che siamo nel settembre del 2021. Professor Tira? Abbiamo il professor Tira? No, è saltato il collegamento? Eccolo. Ha sentito la domanda, professore? Rivolgiamo, abbiamo qui un altro rettore, quindi rivolgiamo lo stesso richiesta di fare una valutazione al professor Visconti. Quindi cosa è cambiato dal febbraio del 2020 al settembre del 2021, nel bene e nel male, spero nel bene anche. Sto vivendo un mio momento di rilassamento. Grazie per questa opportunità. In verità un filino sarei tornato indietro alla domanda di partenza, prego. Perché avevo un respiro strutturale, la questione dei nostri giovani che tendono a laurearsi poco, e la questione strutturale è diversa da un'analisi congiunturale di un problema.
Dietro ci sono tante situazioni, una è già stata trattata, la situazione del nostro mercato del lavoro che in qualche modo non incoraggia più tanto, credo che ci sia un tema culturale sul concetto di laurea, credo che ci sia un tema di supporto alla crescita dei giovani in forma di mobilità sociale, quindi di borse di studio e via di questo passo, e poi c'è un tema che devo dire io... Sono rettore di un'università piccola, voluta da un'unione industriali che è quella della provincia di Varese, privata, e quindi abbiamo gradi di libertà relativamente maggiori rispetto alle grandi università. Però credo che ci sia un tema inevitabilmente anche di ripensamento dell'offerta formativa che paga dazio a numerosissimi vincoli, posso dire molte volte fini a se stessi. Quindi noi dovremmo entrare in una prospettiva di offerta, diciamo... da mercati competitivi e paghiamo invece delle rigidità che non ci consentono di reggere il ritmo con mercati così veloci come sono oggi quelli del lavoro e della formazione. Ecco, che cosa è cambiato? E poi magari Maurizio si è collegato. Ecco, forse noi siamo stati i primi in Italia con un grande lavoro fatto dal rettore di Bergamo e anche dal rettore di Brescia inizialmente, perché il 20 di febbraio in Lombardia abbiamo deciso di chiudere gli Atenei, 22 febbraio credo che fosse. E devo dirvi che è cambiato parecchio, però dobbiamo trarre sia le buone prassi sia diciamo le cattive prassi. Parto dalle cattive prassi, che io metto in maniera un po' simpatica della serie. Noi nella didattica abbiamo visto, e l'avete visto anche voi lavorando, sfondi tropicali, schermi oscurati, dress code alla deriva, no? Pigiami compresi, no? Credo di averlo anche pubblicato questo. Allora si è persa la dimensione quasi formale, estetica del lavoro in una classe e su questo noi dobbiamo fare dei passi indietro, perché se passa l'abitudine, l'idea che si possa fare lezione anche così, e soprattutto un tema di cui abbiamo parlato tutti molto poco, forse volutamente, si possano perpetuare modelli di valutazione degli studenti nelle forme che abbiamo dovuto fare in quei mesi, non andiamo da nessuna parte. Invece le buone prassi sono l'attenzione all'innovazione che abbiamo avuto, la capacità di reazione che è già stato detto e il lavoro di gruppo. Credo che sia stata un'esperienza di interfaccia forte tra colleghi nell'emergenza e anche con le staff amministrative. Il concetto di orti fa parte un po' dai Guelfi e dei Ghibellini in poi della nostra cultura, ecco, probabilmente questa è stata una fase in cui abbiamo serrato le fila un po' tutti insieme. Poi chiudo con una battuta, se qualcuno avesse voglia di andare a rileggersi un bellissimo discorso che Ivano Dionigi, il presidente di Alma Laurea, ha fatto attorno a giugno in una cerimonia di inaugurazione, diciamo una cerimonia di anno accademico della statale. Ha scritto una cosa bellissima, università perché, università per chi, dove ha, secondo me, con grande statura sollevato il problema dei giovani e delle differenze, diciamo, che ci sono nelle opportunità che abbiamo generato adesso, che stiamo generando adesso e quelle che abbiamo vissuto noi. È una provocazione la sua, ma credo che per chi fa il nostro lavoro chiedersi perché si fa università e per chi si fa università era evidentemente come dire, una guida. Ecco. A questo punto Maurizio magari si è ricollegato, ma lascerei. Sì, vediamo se abbiamo, al se abbiamo recuperato il professor Tira, sì, si può inserire. Sì, eccoci, grazie professore. Ci sono. Innanzitutto vi saluto, saluto l'amico Federico e tutti voi. Mi scuso, sono nella profonda campagna francese e quindi la rete è un po' instabile. E spero che anche l'audio non sia troppo orribile. Vorrei fare un commento sul uno solo piccolo sul basso dato di laureati, perché io vivo in una provincia, quella di Brescia, che ha un dato particolarmente basso e una delle motivazioni è la grande capacità di trovare lavoro in un tessuto produttivo ricchissimo. Questa non è una consolazione, è una spiegazione. E da tempo io credo che anche il mondo imprenditoriale bresciano abbia capito che è un dato che non può consentire a quel mondo di reggere nella competizione globale. Quindi, come lei aveva introdotto, questo è un dato che ci preoccupa e sul quale dobbiamo lavorare molto. Devo dire che noi abbiamo grande fiducia negli investimenti del PNRR che dedicano 15 miliardi all'università e che devo anche dire proprio in questi giorni, dopo Ferragosto, sono arrivate anche altre risorse all'università
che non sono ancora quelle del PNRR per il reclutamento di giovani ricercatori che fanno ben sperare. Quindi dei segni di speranza io credo che ci siano. Provo a immaginare la domanda dalla risposta che ha dato l'amico Federico. È cambiato molto. Io ho un timore che l'atteggiamento dei più, di noi professori, sia con la didattica a distanza, lavoreremo un po' di meno. Io invece credo che noi dovremmo lavorare di più perché questa sfida ci ha posto di fronte a una verifica che forse non facevamo da anni del nostro modo di insegnare e credo che dovremmo sfruttare le opportunità della didattica a distanza per aumentare la capacità formativa, non per cambiarla, nel senso che dovremmo sicuramente utilizzare ancora le opportunità, magari su parti dei nostri corsi e poi dovremmo reinventare completamente alcune altre parti dei corsi, aumentando molto la parte interattiva con i giovani, che in alcune materie è forte, quelle medico-sanitarie, in altre meno, ma credo che sia la vera sfida per fare tornare i giovani. I giovani stanno tornando in questi giorni, almeno ne vogliono, fanno la coda per entrare, perché li stiamo ancora provando, temperature, Green Pass. Ma col docente, questo è il valore che vogliamo salvare, quindi deve aumentare la connessione e diciamo, il lavoro insieme ai docenti, che è la cifra costitutiva dell'università come noi l'abbiamo conosciuta e da studenti come l'abbiamo vissuta. Questa cosa che ha detto il professor Tira mi interessa molto e al punto che vorrei chiedere a tutti un rapido giro di nuovo su questo. Ecco, alcune cose sono emerse anche in modo divertente dal professor Visconti a proposito di pigiami, sfondi tropicali e altre cose. Il tema che adesso vi chiedo magari con un paio di battute di analizzare è questo, è proprio questo. Una serie di tecnologie che alcune università, come è stato detto, sono state in grado anche di mobilitare rapidamente, in modo efficiente, in modo anche ammirevole per lo sforzo università, ma anche posti di lavoro. Io parlo sicuramente nel febbraio del 2020 c'è stata una mobilitazione che per molti aspetti non ci si poteva immaginare, anche rispetto a alcune nostre, diciamo, arretratezze, alcune nostre pigrizie culturali, e quindi sicuramente in quel momento ha funzionato. Però, come è stato detto, quello che è successo è stato cercare di tappare l'emergenza, cioè cercare di far sì che le cose che si facevano prima, più o meno in pigiama o con la cravatta, si potessero continuare a fare. Quello che cercherei, appunto, con un rapido giro a tutti i nostri relatori di capire è: ma la tecnologia, le novità organizzative, tutte queste cose che abbiamo visto, dove ci possono portare in più? Adesso ne accennava già il professor Tira, ma come ci possono far cambiare il modo di fare università, il modo di insegnare, oltre a supplire, diciamo, la lezione tradizionale e così via? Quindi ricomincio nell'ordine, professor Marcomini. Sì, grazie. Però consentitemi nuovamente una sottolineatura, cioè noi dobbiamo per definizione in questo momento essere molto più visionari e strategici di quanto non siamo stati in passato. E anche quando parliamo di formazione, ribadisco, è fondamentale l'università, perché l'università abilita alle professioni. Un medico non può esercitare la professione se non è laureato in medicina. Però la crisi, le crisi che stiamo vivendo ci impongono di esaminare il sistema formativo nel suo complesso, a partire dalle materne. E poi non basta dire l'università conclude il ciclo formativo, assolutamente. A partire dal momento in cui lo studente lascia l'università, inizia, come dire, la cosiddetta formazione permanente. E già prima questa formazione permanente era necessaria, ma oggi più che mai. Oggi noi dovremmo uscire da questa crisi con un sistema formativo diverso da quello passato. Per quanto riguarda poi le imprese, è già stato detto, il 95% delle imprese italiane sono microimprese, hanno meno di 10 addetti ai lavori. Ma nuovamente, qual è il problema? Non è solo questo. Il problema è che queste microimprese non sono strutturate. Quindi nuovamente il problema è rivedere, ripensare formazioni e ricerca
in maniera tale da adeguarsi alle sfide, in maniera tale da guardare molto più in là di quanto non si sia fatto fino adesso. Perché soprattutto il cambiamento del clima è un problema che riusciremo a risolvere, se ci va bene, fra un cinquantennio, quando arriveremo ad un clima stabilizzato, che non sarà quello attuale, ma che, essendo stabilizzato, tuttavia ci permette di capire come intervenire da un punto di vista infrastrutturale, eccetera, eccetera. Allora, ciò detto, torniamo all'università. Quindi è chiaro che l'università ha prontamente risposto, ha messo in campo quello che già stava facendo, accelerandolo. Quindi oggigiorno all'università tutti i nostri studenti, docenti, sanno come collegarsi, non solo per seguire le lezioni, ma in generale per creare le reti, gruppi di lavoro virtuali, eccetera, eccetera. Quello che dobbiamo fare, ovviamente, sono degli interventi, anche qui, infrastrutturali, finalizzati sia alla didattica che alla ricerca. Quindi la cosiddetta integrazione dell'aula fisica e dell'aula digitale. E bisogna cambiare proprio le aule, innanzitutto. E fare in modo quindi che il digitale supporti molto di più di quanto non abbia fatto fino adesso proprio il progetto formativo. Quindi non si tratta di utilizzare soltanto le piattaforme per comunicare, si tratta viceversa di utilizzare tutte le risorse che la rete mette a disposizione per aumentare qualitativamente i saperi che impartiamo. E questa è veramente una sfida. E questo non si improvvisa tanto, perché mentre adottare questa o quella tecnologia per piattaforma digitale, per comunicare, una cosa relativamente semplice, viceversa invece ripensare alla produzione delle conoscenze, torna a dire, integrando quello che è stato fino adesso, la presenza fisica, la cosiddetta lezione dalla cattedra con le risorse digitali, questa è ben diverso dal collegarsi attraverso certo. Zoom. Da ultimo il fatto che, torna a dire, il giorno dopo in cui lo studente consegue la laurea e quindi termina di essere studente, inizia un'altra sfida, e cioè quello di aggiornare le conoscenze, innanzitutto, quindi la formazione permanente, e quindi la domanda è quanto l'università potrà supportare, oltre a quello che già fa, il sistema della conoscenza, erogando almeno in parte, ad esempio, la validazione di questa formazione permanente, questa formazione che è fondamentale e strategica per il futuro, non solo del paese, ma in generale del sistema Europa, eccetera. La sottolineatura che ha fatto adesso il professore del fatto che sì, l'università è il tassello terminale del sistema formativo, ma conta anche molto quello che c'è prima, mi sembra molto rilevante. Sì, scusi, e anche quello che c'è dopo. Sì, sì, cioè, chi certo. è che impartisce questa, appunto, quali sono le modalità? Devo dire che qui, a questo punto, è opportuno proprio entrare nel PNRR, cioè cosa offre, cosa dice il PNRR. Gli altri relatori, partendo dal professor Cainelli, ecco, come nei vostri Atenei, ma anche come immaginate, come si integrerà nelle università di quest'anno, tra due anni, il fare lezione tradizionale con il fare lezione con gli strumenti digitali? Come vanno insieme le due cose? Allora, gran parte, diciamo, condivido quello che ha detto il collega precedentemente, cioè anche nella didattica c'è stato un processo, come dire, di innovazione di processi di prodotto, usando un termine presa. Io quando ero ragazzo, tipicamente la lezione era puramente frontale, entrava un docente, c'era una lavagna nera con dei gessi, usciva tutto sporco di gesso, il livello di interazione era uguale a zero, molto modesto, e nel corso degli anni abbiamo imparato, questo anche prima del Covid, che invece l'interazione è importante. All'Università di Padova, ma anche nel mio dipartimento, abbiamo fatto dei corsi specifici fatti con formatori internazionali che ci hanno insegnato come si interagisce con gli studenti, come ci si porge durante la lezione, quello che si deve dire e che non si deve dire, anche semplicemente la postura che si tiene in aula. Quindi c'è stato, e
l'integrazione con le nuove tecnologie, che naturalmente significa, appunto, no, concordo col collega che diceva appunto degli sfondi e delle lezioni, diciamo, in pigiama, diciamo, del periodo del lockdown, però questi strumenti invece possono essere degli straordinari, diciamo, device per rendere le lezioni sempre più articolate, complesse, con l'introduzione di video, con l'introduzione, per esempio, di la possibilità che, per esempio, abbiamo sperimentato di fare domande in aula agli studenti e loro collegati col cellulare possono rispondere a un quesito oppure possono mostrare la preferenza rispetto a un certo argomento. Cioè, ormai la didattica, diciamo, è intrisa di nuove tecnologie e quindi questo è sicuramente, il Covid è stato un elemento che ha accelerato, ha prodotto, come dire, uno shock esogeno che ha costretto tutti in qualche modo a impratichirsi di queste tecnologie, ma sicuramente saranno il futuro. Abbiamo visto dei video, per esempio, che abbiamo utilizzato durante appunto la crisi, di appunto docenti appunto che utilizzavano questi nuovi strumenti per poter interagire direttamente con gli studenti, anche con classi molto numerose, utilizzando appunto i cellulari, utilizzando i computer direttamente in aula, insomma, cambiando e stravolgendo completamente l'idea stessa di lezione rispetto al vecchio professore tutto sporco di gesso bianco della nostra gioventù. È d'accordo, professor Visconti? Beh, sono d'accordo, anche perché io già 10 anni fa, giusto questi richiami visionari, che io più di 10 anni fa mi sono visto, diciamo, al Museo delle Cere di Madame Tussauds con in mano un pennarello con scritto "lui insegnava così", no? Perché io sono cresciuto con una generazione abbastanza sfidante di docenti che ci dicevano: quando tu entri in un'aula, sia che siano 20 le persone, manager o imprenditori, sia che siano 300 studenti, tu te li devi portare dietro, no, in un processo di apprendimento. E questa è una responsabilità che fa parte del nostro mestiere, no, che è l'insegnare. Siccome le cose sono cambiate, la mia prima responsabilità è stata mettere a gestire non solo la nuova fase, ma la didattica, qualcuno che non fosse come me ancorato al modello, diciamo, del pennarello alla lavagna. E la nostra responsabilità è mettere le persone giuste al posto giusto in termini anche di competenze. E io credo che la competenza, casualmente io ho nominato un delegato alla didattica a dicembre del 2019, non c'era nella nostra università, e questa persona si è trovata, diciamo, a febbraio a gestire quello di cui abbiamo abbondantemente parlato. Ma io penso che la questione di fondo sia il modello di apprendimento degli studenti, non sia di per sé la disponibilità, diciamo, di un video piuttosto che di un link, piuttosto che di Zoom o di Teams. E il modello di apprendimento degli studenti è quello che è cambiato in maniera decisa rispetto a, non ultime le soglie attentive, no? Ci dicono i sociologi o chi per essi. Per cui la mia visione è che non so se è più video, più link, più LIM o meno pennarelli. La mia visione è che quando uno entra in un'aula, anche in funzione delle materie, deve costruire un modello che è il modello per distribuire e diffondere certe conoscenze. Quindi bisogna stare attenti ai pendoli eccessivi. Probabilmente il mio sarebbe un pendolo troppo tradizionalista, quello delle tecnologie tout court, secondo me è un rischio che non possiamo correre. Per parte nostra siamo avvantaggiati dall'essere piccoli, dall'essere vicini alle imprese, dall'avere molti professori a contratto non accademici che in qualche modo trasferiscono, diciamo, l'empiria, e poi il tratto dell'esperienzialità, che credo sia una sfida formativa importante. Ci aiuta in tal senso, ecco, un esempio è questo: giustamente un collega che non può venire si collega, no? Ecco, un imprenditore che non può fare la testimonianza fa una testimonianza di 20 minuti in un'aula di strategia delle piccole imprese, per i ragazzi è una grande ricchezza, ma non credo che sia un sostituto. Cioè, se quel signore ci invitasse con un pullman di studenti, 50 studenti, a visitare la sua azienda
e alla fine parlasse agli studenti, secondo me sarebbe oggi più efficace. Quindi questo è quello che è un esempio. Mescoliamo il vecchio e il nuovo, insomma, questa è la... E io, sempre continuando su questo, e sempre rapidamente, volevo fare una domanda al professor Tira, che richiede da parte sua una risposta sincera a nome della categoria e anche come della, diciamo, vedendo la sua esperienza di rettore. E la domanda è questa: i docenti, personale dell'università in genere, ma i docenti sono pronti per gestire questa fase, appunto, in cui bisogna mescolare il vecchio e il nuovo, bisogna essere creativi, bisogna inventare qualcosa di diverso? Beh, questa, ha fatto bene a fare questa domanda, perché parliamo degli studenti, ma noi dobbiamo fare una riflessione onesta sui docenti. Innanzitutto, da alcuni dati che abbiamo, non sono tanti, dopo un anno di didattica, alcuni atenei hanno fatto delle survey, è emerso che, uno, chi faceva già didattica a distanza prima, aveva già fatto degli esperimenti, è stato molto più capace di usare in maniera articolata le possibilità della didattica a distanza, che non è solo, come adesso, farsi filmare e trasmettere un'immagine, ma usare tavolette grafiche, usare interazioni e così via, il primo. Il secondo dato è che noi abbiamo registrato una certa pigrizia e una qualche, come dire, presunta opportunità di registrare lezioni e per poi vivere di rendita per alcuni anni. Invece, come diceva giustamente il professor Visconti, le vere sfide sono queste. Uno, la didattica diversa, la didattica in fabbrica, per esempio, è anche per noi una sfida che va assolutamente modificata. Le academy, che stanno avendo un grande successo, che sono dei percorsi formativi informali dove ci sono i lavori di gruppo e così via. E poi la sfida del capire quali sono, dal punto di vista pedagogico, e non è il mio campo, quali sono le modalità diverse con cui i nostri giovani apprendono. Questa è quello che a me preoccupa di più. Ma per il futuro noi dovremo far sì che i nostri docenti, nel tempo liberato dall'avere magari dei materiali prodotti adesso per lezioni asincrone che possono essere riutilizzate, quel tempo liberato non deve essere un tempo libero, ma deve essere un tempo in cui si approfondisce come incrementare, migliorare e diversificare l'offerta didattica che fino ad oggi abbiamo sperimentato. Perché gli studenti hanno apprezzato molto la flessibilità delle lezioni registrate, perché uno se la può riascoltare la sera, la mattina, la notte, il sabato, la domenica. E questo è un ragionamento che apre degli altri problemi, per esempio quello del copyright. Ma al di là di questo, io credo che noi dobbiamo usare il tempo liberato da questi materiali che ormai abbiamo prodotto per fare dell'altro, quindi per aumentare, per esempio, il tutoraggio per gli studenti che potrebbero venire in ateneo magari non ad ascoltare la lezione frontale, ma a fare la cosiddetta flipped classroom, cioè incominciare loro a porre delle domande e a noi a cercare di dare delle risposte. Ecco, io credo che questa sia la sfida a cui posso dirlo con grande franchezza, non tutti i nostri colleghi sono ancora pronti e forse di cui sono consapevoli. Grazie. Adesso ci spostiamo su un argomento leggermente più astratto, ma in parte è stato accennato dal professor Cainelli, e qui siamo, lo ripeto, al Festival della Statistica e della Demografia. Io do un altro numero. Se noi pensiamo alle persone attualmente che hanno tra i 20 e i 29 anni, quindi chiamiamoli ventenni, includendoli in questa, diciamo, in questa fascia di età, oggi in Italia sono 6 milioni su poco meno di 60 milioni di abitanti, quindi circa il 10%. Nel 61, a popolazione molto più piccola, erano circa 8 milioni, quindi il 15-16% della popolazione dell'epoca. Questo è un dato quantitativo, che però è anche un dato qualitativo, che ci porta a chiederci quanto pesano i giovani. Ovviamente i giovani non si esauriscono in quelli che vanno dai 20 ai 29 anni, ma abbiamo considerato questa fascia d'età per avere un riferimento. Quanto pesano i giovani non solo nell'università, nella formazione, ma nella società? La mia risposta è poco, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, oltre che dal punto di vista numerico. Questo chiaramente non è solo un problema quantitativo, questo è
una cosa che a me viene sempre in mente, si dice sempre ok, avremo pochi giovani, perché poi ovviamente, come accennava il professor Canelli, questa tendenza è destinata a proseguire. Allora non c'è solo il discorso di dire abbiamo pochi giovani, chi pagherà le pensioni, chi lavorerà, eccetera, che è un discorso serio, ma c'è anche discorso qualitativo, ovvero che tipo di società è una società in cui i giovani sono pochi e contano poco. Ecco, questa è, perdonatemi lo spostamento su un tema leggermente più astratto, ma penso che sia adeguato parlarne in questa sede. Quindi rispettando l'ordine, professor Marcomini. Sì, è un po' una provocazione. In che senso? Se i giovani sono pochi, dovrebbero trovare più facilmente lavoro. Ecco, esattamente, così si diceva. E dovrebbero trovare un lavoro anche più qualificato che non nel passato. Stiamo vivendo esattamente la situazione opposta. Questo è il problema. È proprio così. Allora è chiaro che di fronte a questo problema bisogna reagire in due maniere. La prima ovviamente è prendere letteralmente il giovane ed introdurlo immediatamente nel mondo del lavoro. Impedire che ci siano le pause, soprattutto dopo la laurea. E quindi creare le premesse durante il processo di formazione all'università di avere già rapporti stretti con imprese, pubbliche amministrazioni, cioè chi potrà e dovrà beneficiare di questi giovani. E questo è fondamentale. E qui dobbiamo entrare un po' nel merito proprio, ma questo PNRR risponde a questi problemi? Perché qui abbiamo più di 30 miliardi a disposizione che vanno spesi in un tempo molto breve e sappiamo che il Paese ha questo problema, i tempi di spesa. Quindi ha problemi di natura appunto amministrativo-gestionale nello spendere velocemente e bene, velocemente e bene. Perché? Allora, no, interrotto, no, prego, completi pure. No, semplicemente per dirvi che il pilastro di questo PNRR è basato proprio su questo. Cioè l'università non è un corpo separato dalla società. L'università riflette anche quello che accade nella società e soprattutto il rapporto fra università e chi eroga il lavoro, quindi imprese, ma anche pubbliche amministrazioni in generale, i servizi in generale, è fondamentale. Quindi il PNRR sta già attuando, proprio con i decreti di agosto citati, delle misure in cui dottorati di ricerca, ricercatori e quant'altro saranno finanziati a condizione che questi giovani intraprendano questi progetti formativi assieme alle imprese. Quindi i docenti sono chiamati ad una progettualità che garantisca la bontà dei risultati e la risoluzione del problema che abbiamo accennato. Bene. Ecco, scusi, da ultimo però c'è un altro, vi ricordate all'inizio, vi ho parlato del disallineamento. Perché? Perché rimane il problema che in Italia abbiamo un più 30% rispetto a Germania, Francia, eccetera, di laureati in scienze umanistiche e sociali e ovviamente altrettanto in meno per quanto riguarda le lauree scientifiche e tecnologiche. Quindi abbiamo anche questo problema. Adesso, ovviamente non vorrei, voglio mettere... Non vorrei entrarci, perché so, okay. Però è un professor Canelli. Io aggiungo diciamo due note alla sua osservazione. La prima è che non solo abbiamo pochi giovani, ma li stiamo anche perdendo. Io ricordo che c'è un enorme flusso migratorio dal mezzogiorno negli Atenei del Nord e molti dei nostri giovani del Nord-Est, una volta fatta la triennale in Italia, vanno a fare la magistrale all'estero, che è un aspetto positivo, ma anche che siamo un paese che sta formando risorse umane per altri paesi. Questo è un aspetto che non si considera, ma che è molto importante. Io firmo ogni settimana un grande numero di lettere di raccomandazione per studenti nostri che vanno in Atenei europei, dove spesso il costo dell'iscrizione è assolutamente equivalente a quello italiano, e visto che anche spesso la permanenza non ha un costo significativamente più elevato. Questo è un altro aspetto che spesso non si considera, che siamo un paese con pochi giovani e ne stiamo anche perdendo i migliori dei nostri giovani. Cosa fare?
Come dicevo prima al moderatore, sono circa 35 anni che mi trovo a discutere cosa si può fare in questo paese. Cosa bisognava fare. Ormai ho più di 60 anni bisogna fare quello che dicevamo negli anni 90, cioè diventare un paese con una serie di cose che ci siamo sempre detti da fare finalmente. Ora cogliamo l'occasione appunto di questo enorme investimento, diciamo, europeo, che di, no, questa enorme massa di risorse finanziarie che sta arrivando nel paese per trasformarlo e finalmente, diciamo, riuscire a diventare un paese che non solo si limita ad esportare giovani, ma comincia anche ad attrarli. E attrarre giovani vuol dire attrarre anche ricercatori, docenti, professori, manager che hanno voglia di venire a investire in questo lavoro. Se mi viene in mente, guardando il collega, una famosa battuta di Marchionne che diceva che i manager internazionali, cioè l'Italia è un paese bellissimo per venirci in vacanza, ma non per lavorarci. Con questo forse sintetizzava tutta una serie di vincoli che un po' da sempre caratterizzano il nostro paese. Bene, siccome mi hanno avvertito che abbiamo ancora 5-6 minuti, allora adesso do la parola per gli altri due ultimi interventi. Se al discorso dei giovani, come peraltro hanno fatto già chi ha parlato prima, vogliamo anche accennare al tema del PNRR, è una buona sintesi, diciamo. Vabbè, io faccio leva, sono uno dei più grandi citazionisti di Marchionne, per cui c'è una sua frase famosa in cui dice: esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano, ma le fanno accadere. Quindi ognuno di noi ha la sua responsabilità, la propria responsabilità nel fare qualcosa. Sul PNR devo dire, guardo con grande attenzione e non senza un filo di timore, perché a volte l'abbondanza di risorse non è la miglior medicina per utilizzarle al meglio. Quindi il problema sarà l'execution, la selezione dei progetti e l'execution. E la selezione ha dentro una parola importante nel management, che è il trade-off. Non è che si può fare tutto, bisogna decidere cosa fare e dove farlo, e su questo noi siamo un paese un po', come dire, non proprio selettivo come cultura, siamo più diffusivo. Ecco, su poi come parlare dei giovani, francamente credo che dovremmo fare un'analisi sociologica, in cui sono veramente ignorante. Credo che c'entri la fase storica più recente, il modello educativo, la pancia piena, la pancia vuota, eccetera, eccetera, eccetera. Però non possiamo che provare a costruire, secondo me, avendoli vicini, nelle loro capacità che sono tante, nelle loro doti che sono tante. Nel piccolo può essere che nella vita universitaria noi abbiamo introdotto di necessità virtù le elezioni a distanza, hanno votato il 35% degli studenti. Io ho un ricordo dell'università con i cartelloni di destra, di sinistra e purtroppo anche delle Molotov. Non dobbiamo arrivare lì, ma bisogna in qualche modo ripartire coinvolgendo il più possibile, perché hanno dentro delle domande che vengono molto anche tarpate, forse anche perché noi, io mi ci metto per primo, fatichiamo a liberare un po' di spazi. Ecco, noi siamo anche dei poltronisti come paese dal punto di vista anagrafico. Per questo è fondamentale far crescere anche i ricercatori da sotto, dare una delega a uno che è solo un professore associato e via di questo passo. Bene, l'ultimo intervento adesso, sempre su questo tema, perché mi confermano che dobbiamo chiudere, è al professor Tira. Speriamo si senta bene. Professore? Ce l'abbiamo? No. Allora, no, mi dicono che non abbiamo il professor Tira e quindi ci avviamo a chiudere questo dibattito. Mi sembra che abbiamo avuto poco tempo di parlare forse del PNRR, però le sottolineature che sono state fatte mi sembrano molto adeguate, perché chiaramente il tema della selezione dei progetti e della rapidità di eseguirli sarà decisivo. Quindi l'auspicio che io faccio per chiudere il... Prego? Ah, ecco, riusciamo a 2 minuti a far parlare il professor Tira. Sì, chiedo veramente perdono sulla domanda dei giovani, però ci tengo a dire che questo problema dei giovani, di avere pochi giovani nella società, io credo che sia legato soprattutto al fatto che è in quella di cambiare il mondo, e avere pochi giovani vuol dire rinunciare a fantasia, soluzioni di cui noi abbiamo bisogno. All'inizio veniva citata un'altra crisi, quella climatica.
sappiamo benissimo che su tante cose non sappiamo come fare ad uscirne, per cui avere pochi giovani vuol dire una crisi, un meno di fantasia e forse anche un meno di competitività. Io credo che le nostre università debbano cercare di non solo mettere risorse per i giovani, dicevo ci sono, stanno arrivando, ma anche far sì che i giovani arrivino prima in posti di responsabilità. Per quanto riguarda l'università è un compito nostro, per quanto riguarda l'intera società è un compito anche della politica. Ecco, dobbiamo osare avere più fiducia nei giovani. C'è troppo poca fiducia nei giovani e loro lo sentono. Grazie, grazie a tutti. L'auspicio è quello, riprendendo un attimo quello che diceva il professor Cainelli, è di non ritrovarci noi tutti più anziani tra un 20 e 30 anni in un altro dibattito e a dire che i problemi che affronteremo allora erano gli stessi di cui parliamo adesso. Speriamo che nel frattempo qualcosa sia stato fatto. Grazie a tutti, buongiorno.